Buongiorno a tutti, sono Vittorio Sala e mi occupo di ricerca e sviluppo in Images. In questa fiera Images presenta una nuova linea di telecamere che consentono di sfruttare al meglio l'informazione contenuta nello spettro elettromagnetico. Infatti, oltre alla luce visibile, noi sappiamo che esiste anche la luce infrarossa, una regione molto interessante dello spettro ma non visibile all'occhio umano. Possiamo accedere alla regione infrarossa dello spettro utilizzando dei normali sensori in silicio e dei filtri particolari. In questo caso possiamo pensare alla regione dell'infrarosso vicino, che è molto utile in ambito agricolo. Infatti le piante assorbono molta luce rossa, mentre invece riflettono quasi totalmente la luce infrarossa. Andando a valutare con una telecamera ad hoc il rapporto tra la luce infrarossa riflessa e la luce rossa assorbita, si può valutare lo stato di salute delle piante stesse. È quindi possibile realizzare delle telecamere ad hoc con dei filtri specifici da utilizzare in ambito agricolo. Queste telecamere possono essere montate su droni e con lo scopo di ispezionare i terreni e andare a valutare eventuali aree dove le piante non sono in salute. Per la regione dell'infrarosso tuttavia è molto interessante e permette ben altre applicazioni. Infatti, spingendosi oltre i 1000 nanometri, si possono classificare i polimeri in base al loro spettro di assorbimento. Per fare questo è quindi necessario avere a disposizione una luce che emetta con spettro continuo. Fino a pochi anni fa si utilizzavano le alogene, da oggi sono disponibili degli illuminatori a LED a spettro continuo nel range 1000-1700 nanometri, perfettamente compatibili quindi con i sensori INGAS. Inoltre sono anche disponibili ad oggi delle telecamere iperspettrali, quindi in grado di acquisire delle immagini multicanale andando ad acquisire lo spettro infrarosso di ogni singolo punto. L'elaborazione di queste immagini permette quindi di andare a classificare i materiali in base alla loro composizione chimica, anche quando si tratta di miscele. Possiamo quindi pensare a enormi applicazioni per questa nuova tecnologia nell'ambito del riciclo dei rifiuti, della separazione proprio dei contenitori di plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, ma anche applicazioni nell'industria alimentare, andando per esempio a misurare la concentrazione di umidità negli impasti per l'industria dolciaria, o andando a valutare la qualità della frutta, la concentrazione, il grado di maturazione e la concentrazione di zuccheri nell'industria agroalimentare.